sempre avuto un ruolo di primissimo piano la squadra. Stiamo vedendo in onda le formazioni, vediamo che c'è una grande novità nella, dunque ancora 0-0 sia nel computo delle superiorità che in quello delle segnature, e Valerio Rizzo va a segno, ecco il primo gol di questa partita, lo mette a segno Valerio Rizzo. Ecco, per tutto il primo tempo aveva subito la pressione e l'attacco della squadra avversaria. Sì, anche in questa circostanza adesso c'è un 3 contro 2, vediamo se Fiorentini saprà sfruttare, e la sfrutta proprio la disattenzione, ha recuperato il pallone. Recco che fino ad ora non è riuscito a sfruttare l'altra occasione con l'uomo in più, Tamas Marz carica, ma il tiro è centrale, ma poi Fabio Bencivenga riesce a rubare il pallone sulla ribattuta che Pastorino aveva fatto e tra le mani di Varella Sedeni. Anche se in questo ultimo attacco l'errore di Mistrangio, il passaggio non preciso, imperfetto al compagno Deni Fiorentini, che prova il tiro da troppo lontano e non impensierisce, non guarda neanche, non arriva alla porta. Intanto gli uomini di esperienza iniziano ad entrare in partita e Madaras per il Recco. Sì, soprattutto è anche la seconda espulsione per Rizzo. Può diventare un problema, e intanto c'è il gol di Giorgetti, vediamo che si arrabbia davanti a Icardi che era sulla, che è impegnato in una vera e propria lotta con Wolan indietro per Felugo, parecchio, e il gol di Maurizio Felugo che grazie ad un rimbalzo. Sì, ottimo il lavoro proprio con le gambe, sempre in anticipo sul pallone. In questo caso Madaras è riuscito a intercettare un pallone velenoso che intendeva servire proprio il numero 11, guadagna un fallo sulla linea dei 5 metri. Madaras dalla posizione centrale, non visamente mangiante, e non ma superiorità numerica per il Recco. Tamas Marz in possesso palla ed il gol ancora una volta di Nasti. Senza dubbio a volte perdi anche proprio fiducia e sicurezza nei tuoi mezzi. Tanto Udovicic recupera un pallone, non molla il pallone, l'arbitro giustamente non fischiano America. Pochissimi secondi perché sta per rientrare il primo giocatore ed è già rientrato, ancora una superiorità comunque per il Savona, e va finalmente a segnare Peter Varella. Girone di andata senza aver mai riportato una sconfitta, 11 gare, 33 punti, ancora c'è spazio per andare. Anche senza Jokic ha dimostrato di avere elementi da...